firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei marittimi. Dopo 3 anni di trattative, i sindacati del comparto di CGIL e CISL e UIL hanno siglato questo pomeriggio, insieme a Confitarma, un contratto per nulla scontato. Nonostante la forte crisi economica dovuta alla pandemia, il contratto prevede aumenti salariali del 6%, 240 euro medi per uno stromo e una tantum di 750 euro, che sarà distribuita in varie tranche nel corso del 2021. Da 2 contratti esistenti in partenza, il confronto si chiude con un unico contratto collettivo nazionale, aumentando così le tutele e i diritti di tutti i marittimi. Soddisfazione è stata espressa dal segretario nazionale UIL Trasporti, Paolo Fantapie. Un contratto scaduto da 3 anni, una trattativa quindi lunga per raggiungere un buonissimo risultato, visto la situazione che stiamo vivendo di emergenza sanitaria, con tantissime aziende del settore marittimo in crisi, con bilanci fortemente negativi. Riusciamo a chiudere un contratto con un aumento salariale importante del 6%, con una tantum riferita agli anni precedenti, nel 2018, 19 e 20, e quindi una buona risposta per il settore marittimo, associata al fatto che da 2 contratti del settore passiamo a un unico contratto, quindi avremo un unico riferimento contrattuale di collettivo nazionale del lavoro, e questo chiaramente aumenteranno le tutele e le garanzie per questo settore.